nel mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo promesso, oggi è il 1° settembre e da oggi riprende ufficialmente la programmazione dei miei video. Volevo spendere due parole in merito per dirvi che avevo intenzione di riniziare a girare i weekly vlog e vorrei sapere da voi se è una cosa che vi può far piacere, se vi può interessare soprattutto vedere come si evolve la mia settimana, anche se non faccio tantissime cose strane, anzi ho una vita molto tranquilla, molto serena, però se vi può far piacere volevo riprendere a fare anche questa tipologia di video e pubblicare il lunedì i weekly vlog e magari il venerdì qualche altro video. Quindi la programmazione dei miei video da settembre sarà due video a settimana, il lunedì e il venerdì. Ovviamente laddove non riuscissi a non riesco appunto a girare due video a settimana, in ogni caso ogni lunedì troverete un nuovo video su come mai, che video sarà questo qui di oggi e come mai sono qui. È una tipologia di video nuovo che sul mio canale fino ad oggi non avete mai visto, perché come avete detto nel titolo appunto, si tratta dei Top Summer 2000, video in collaborazione con delle ragazze che hanno anche loro dei canali YouTube. Mi è stato proposto da una di loro di fare appunto questo video in collaborazione e ne sono molto felice perché sono delle ragazze fantastiche e fenomenali. Vi lascio i link diretti dei loro canali qua sotto nell'info box, vi raccomando andate a visitare anche i loro canali perché meritano tanto e sono delle ragazze straordinarie, veramente fantastiche. Sono contenta che YouTube mi ha dato la possibilità di conoscere anche nuove persone, pertanto cominciamo subito. La prima categoria che riguarda i non make-up, quindi non beauty. Io volevo iniziare subito con questi due prodotti che vanno praticamente valgono per uno perché vanno di pari passo, ed è questo shampoo qui che si chiama Pro Fiber, ecco qua, e anche la sua maschera, sempre Pro Fiber. Questo shampoo e questa maschera ricostruente hanno una loro storia. Praticamente queste due io l'ho scoperti l'ultima volta sono stata dalla mia parrucchiera, perché finalmente anch'io ho trovato una parrucchiera, anzi due ragazze che fanno le parrucchiere, che sono fenomenali, sono fantastiche, stanno proprio qui vicino a dove vivo io. Questi prodotti li ho scoperti grazie a loro, perché me li hanno applicati il giorno in cui ho deciso di togliere l'extension e di andare a risistemarmi subito i capelli da loro. Sono due prodotti che diciamo ricostruiscono il capello, lo rimpolpano, gli danno più nutrizione e più fibra, più luce, perché come non so se già ve l'ho già detto da qualche parte, i miei capelli sono molto fini e molto sensibili, quindi non posso fare più di tanto, non posso applicare molti colori, non posso stressare più di tanto. E dato che ultimamente, come avrete visto, ho portato l'extension, l'ho colorata di rosa, io ho fatto un po' di danni in quest'estate. La parrucchiera me l'ha consigliato, io l'ho provato per tutta l'estate e vi assicuro che è favoloso. Ha anche un profumo, mamma mia, eccezionale, sia lo shampoo che appunto la maschera ricostituente, ecco qua. Sono della L'Oreal e si chiama appunto Pro Fiber. Sono veramente veramente validi tutti e due, e all'interno hanno 250 ml di prodotto lo shampoo e la maschera 200 ml, quindi sono comunque due prodotti professionali appunto da salone di parrucchiera, ma che però valgono tanto e che comunque durano abbastanza, perché comunque non c'è poco prodotto all'interno, quindi ve lo straconsiglio. Un altro prodotto non beauty che ho utilizzato, scusate se mi metto da questa parte ma ho tutto appoggiato sul tavolino di qua, un altro prodotto non beauty che ho utilizzato molto in quest'estate è ovviamente la crema solare. La mia crema solare in questione quest'anno ho voluto provare quella di Ycon Cosmetics, ecco qua. Io ho preso una protezione 20 perché già comunque mi ero già esposta al sole e quindi volevo semplicemente mantenere il colorito della pelle e l'abbronzatura, ma allo stesso tempo essere protetta. Quindi ho utilizzato questa, che all'interno ha l'olio d'oliva, non ha schifezze, quindi è molto neutra, è inodore ed è molto molto idratante, e come vedete, non so se lo vedete dalla videocamera, comunque vi fa abbronzare, perché in ogni caso è molto importante proteggersi. Questa qui è utilizzabile sia sul corpo che sul viso,
Quindi ve la straconsiglio proprio alla grande ed è questa qui di Ycoin. Sempre di Ycoin ho utilizzato anche il siero per i capelli, cioè il protettivo nutritivo ristrutturante per capelli a base di olio di argan, sempre di Ycoin. Fanno parte dell'ultima collezione estiva che è uscita appunto di Ycoin, che ha creato appunto una serie di prodotti per quanto riguarda l'abbronzatura e l'esposizione al sole. Questa è veramente fenomenale. Questa invece, a differenza della crema protettiva solare, ha un ottimo profumo e vi districa e vi nutre il capello durante l'esposizione al sole. In combinazione con questa, io ho utilizzato anche questa spazzolina qui, che sicuramente avrete, ovviamente io ce l'ho rosa, che amo il rosa, che sicuramente però avete visto, chi di voi è interessato a questo ambito, da Sephora praticamente. È fatta così, è tipo un cubetto dove ha la protezione, si apre e ha tutte queste setole morbide che permette di districare in profondità il capello anche quando hai nodi un pochino più sostanziosi. Io questa qui l'ho utilizzata, praticamente mettevo la protezione per i capelli e li districavo sempre con questa spazzolina che è fenomenale perché ha appunto queste setoline morbide, mi viene quasi da dire tipo silicone, morbidissime, e che districano alla perfezione il capello, veramente alla perfezione. È molto carina, è tascabile, addirittura la sua protezione, quindi non si sciupa e non si sporca soprattutto. Oltre a questo, ho utilizzato, per quanto riguarda lo struccaggio, diciamo, la sera, questa crema, questa qui, ecco qua, che è della Wellness, credo sia una marca tedesca, comunque è una marca nuova, che ho comprato appunto da Limoni prima di partire. Ed è praticamente non è proprio una crema, è più un gel con la consistenza di una crema però, super profumata che pulisce e toglie le imperfezioni del viso veramente in profondità ed ha un profumo fantastico, è tantissima, quindi dura veramente tantissimo, potete utilizzarla anche ogni giorno, non solo per struccarvi, ma anche come detersione del viso giornaliera tutti i giorni, insomma, ed è veramente veramente ottima. Non secca la pelle, pulisce in profondità, non crea impurità, è veramente una cosa fantastica e ve la stra consiglio. Oltretutto d'estate, io non so se siete come me, ma io non amo d'estate indossare o comunque portare profumi troppo corposi o troppo forti perché ho l'idea come se la mia pelle trasuda, quindi non mi piace molto avere profumi troppo corposi come magari posso indossare d'inverno. Quindi ho deciso di provare l'acqua profumata di Collistar, questa qui. Non si vede tanto perché la boccetta è trasparente, questa qui. E io ho scelto, ci sono diverse fragranze, io tra tutte le fragranze che ci sono ho scelto di acquistare il profumo della felicità con oli essenziali ed estratti mediterranei. E qui dice che euforizza, rigenera, è addolcente e anche idratante. Ed è veramente così, perché è veramente buona e nonostante sia un'acqua profumata, dura veramente tanto per tutta la sera. Io questa l'ho strautilizzata e sono ancora qua praticamente e ne ho messa veramente tanto, quindi è vero, ha un costo un po' elevato, però vi assicuro che dura veramente tanto ed ha un profumo fenomenale, è veramente buonissima. Per quanto riguarda invece i prodotti make-up che ho utilizzato nel corso appunto di questa meravigliosa estate, volevo partire subito con una palette che è di Benefit, che è questa qui, si chiama Balm Jovi Rockstar Palette ed è questa qua, è fantastica, ha gli ombretti, vedete, c'ha lo specchietto a forma di cuore, già questo è fenomenale, poi ha tutti questi ombretti super super pigmentati che si chiamano praticamente con lo stesso nome dei gruppi rock che esistono appunto che ci sono che esistano. Ha addirittura all'interno un blush e un illuminante che è favoloso, funziona proprio alla perfezione, vi faccio vedere. Guardate, è super super pigmentato, anche solo l'illuminante da solo
funziona da morire. E qui sotto ho anche due rossettini, uno rosso e uno nude. È veramente fenomenale, è pratica, perché come vedete ha una calamita e si chiude in questo modo, molto pratica, fenomenale. Io ci ho fatto tutto il viaggio in aereo, l'ho portata da tutte le parti, non si è mai rotto niente, è mai successo nulla, e soprattutto è super pigmentata, cioè ha sia gli ombretti che il blush, che l'illuminante, che i rossetti, sono veramente super pigmentati, quindi basta solo questa e praticamente avete tutto quello che vi serve. Io l'ho utilizzata anche nella rima interna inferiore per fissare la matita nera, quindi è veramente valida, benefit, non delude mai. Oltre a questo, sempre per quanto riguarda il viso, quindi il beauty, ho utilizzato la terra di Mulac, che sicuramente avete già visto in altri miei video, che è questa qui, è la numero 04 Ade, è fatta così, ecco qua, ed è una colorazione non troppo scura né troppo chiara, quindi un'intermedia. Io questa terra, più che per fare il contouring, l'ho utilizzata come fosse un fondotinta minerale, cioè essendo già abbronzata, quindi avendo preso abbastanza sole e avendo appunto una pelle mista, quindi tendente al grasso, quindi facile da lucidarsi, diciamo così, da lucidare, e sapendo che io comunque odio assolutamente l'effetto lampadina, odio essere lucida in viso a livello, cioè nei punti dove non mi piace esserlo, voglio essere luminosa dove, nei punti che decido io, non in generale, tendo appunto d'estate a non utilizzare prodotti cremosi o liquidi, perché con il sudore diventa ad effetto lampadina, cioè quello che io odio. Pertanto, come valida alternativa, ho applicato appunto questa, un pochino di questa terra con il kabuki, l'ho stesa bene, sfumata bene, perché si sfuma alla perfezione su tutto il viso, e dopodiché ho fatto gli occhi, la bocca, e sono praticamente uscita così, quindi ho ottimizzato i tempi, allo stesso tempo ho avuto il risultato uniforme che volevo nel viso. Ve la straconsiglio perché è veramente veramente valida anche questa. Continuando sempre con i prodotti make up, ho utilizzato e stra super utilizzato questo eyeliner in pennarello di Kiko, che sicuramente avete già visto utilizzare anche ad altri youtuber. È un eyeliner fantastico perché è waterproof, ma veramente waterproof, l'ho utilizzato sia di giorno che di sera, e vi assicuro che una volta che lo mettete non si muove da lì, non è mai colato, non si è mai sciolto, ed è fantastico il discorso che ha, appunto, ora mi sono anche macchiata, che ha appunto la punta super 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 sottile e rigida, perché questa tipologia di eyeliner in penna così, con la punta sottile e rigida, vi permette di fare qualsiasi tipo di linea di eyeliner sull'occhio, dalla più fina, dalla più sottile, diciamola così, a quella più grossa, con una facilità incredibile, perché appunto si adatta facilmente ed è anche comodo da trasportare e da portare, perché appunto ha questa forma a pennarello, quindi è veramente fantastico, scrive da morire ed è super super nero, veramente un nero molto molto intenso, quindi io ve la straconsiglio questo eyeliner. Un altro prodotto che mi è piaciuto tanto è stato questo mascara di Essence, ecco qui, è l'I Love Extreme Crazy Volume, ed è veramente come promette il titolo, cioè nel senso che ha uno scovolino un po' diverso dagli altri, è fatto così, quindi non è molto cicciottino, però vi assicuro che anche solo con una passata avete un effetto volume intenso e rimpolpante delle ciglia, è veramente fantastico, tanto è vero che molte persone quando ho indossato questo mascara mi hanno chiesto se avessi applicato appunto sull'occhio le ciglia finte o avevo le extension alle ciglia, figuratevi voi, è veramente veramente valido, almeno su di me fa un ottimo effetto, e tra l'altro è ottimo perché, come sappiamo, la Essence è un brand low cost, quindi l'ho pagata intorno ai 3 euro e qualcosa, e funziona da morire, è veramente veramente valido. Infine, per quanto riguarda appunto la categoria ancora make up, mi sono innamorata follemente di facciamo una premessa: io amo i rossetti matte in generale, ma ancora di più mi sono stra innamorata di questo rossetto matte della MAC, che è questo colore qua,
è tipo un rosso ciliegia corallo ed è veramente fenomenale perché praticamente è stabile, cioè quando lo indossate, sia che mangiate, che bevete, che parlate, che ridete, che fumate, che non so, magari qualcuno di voi fuma, rimane lì. Non si muove minimamente, cioè io l'avrò riappiccato soltanto una volta, ma proprio perché ho mangiato l'olio, neanche, ed è veramente fenomenale. Il colore è il numero A36, si chiama Retro Matte, quindi fa parte della categoria matte, e si chiama Relentlessly Red. Scusate se non ho pronunciato bene, però è veramente un rossetto fenomenale e ovviamente, che ve lo so dire a fare, la MAC è una garanzia veramente su tutto. È veramente veramente valido. Bene ragazze, il video è ragazze e ragazzi, il video è terminato. Io spero che vi sia piaciuto, che vi ho tenuto un po' di compagnia. Vi invito nuovamente ad andare a vedere i link diretti dei canali delle ragazze di YouTube con il quale ho realizzato questo video in collaborazione con loro. Le saluto tutte, le mando un enorme bacione a loro perché sono fantastiche, ormai siamo tutta una grande famiglia qui su YouTube. E che dire, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!